Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono ovviamente molto contento di presentare il nostro primo acquisto della stagione, un acquisto di un giocatore di grande affidabilità, che da tanti anni, di grande esperienza assoluta, ma di basket italiano, un giocatore dalle ottime qualità tecniche, diciamo un giocatore che in una squadra non può mancare. Ho sempre apprezzato, abbiamo sempre apprezzato le qualità di Casey Shaw e quindi siamo molto contenti di averlo a Teramo e gli faccio il benvenuto da parte della società e di tutta la città e i tifosi. Si tratta ovviamente di un giocatore che va a inserirsi nelle rotazioni dei lunghi, quindi nei tre lunghi. È un giocatore, ripeto, di grande solidità e che ci consentirà di costruire questo tassello di squadra dove ci dovrà essere una grande disponibilità di tutti i giocatori a creare e a costruire una squadra e in questo devo dire che Casey ha delle qualità molto spiccate. Quindi in particolare anche da un punto di vista così della strategia della costruzione della squadra, avere un giocatore come lui ci consentirà comunque di ancora avere la possibilità di prendere di andare sul 4 più 2 o sul 3 più 2, ancora una scelta che stiamo facendo, però ecco, quello che mi sento di dire è che con lui abbiamo raggiunto molto velocemente l'accordo, ha mostrato immediatamente apprezzamento e disponibilità e interesse alla nostra proposta e devo ringraziarlo anche perché è venuto qui in un periodo ovviamente che non è proprio di lavoro, nel senso che lui è venuto direttamente dagli Stati Uniti, è stato qui con noi, sta 2 giorni. Devo ringraziare Domenico Faragalli, il dottor Del Gobbo, per lo sforzo che hanno fatto anche loro nel organizzare in questi giorni tutta una serie che normalmente viene fatta di test fisici. E quindi, ripeto, la sua disponibilità a essere qui. Tra l'altro col suo splendido bimbo, ha 4 figli, non li ha portati tutti, ma li porterà tutti dopo. È una testimonianza anche della grande serietà e della grande professionalità di Casey Shaw. Quindi io gli do il benvenuto e gli do la parola per un saluto, anche perché lui parla per fortuna abbastanza bene italiano. E quindi sarà più facile innanzitutto per me parlarci e penso anche per voi colloquarci. Quindi gli passo la parola, poi tutte le domande che vorranno essere fatte dai giornalisti. Grazie a tutti, sono molto felice per stare qui. Scusami per l'italiano, io porto un traduttore, ma lui ha paura, pochi timido per questa situazione. Vorrei ringraziamenti al Presidente Antonetti, spero che questa stagione sia possiamo giocare, fare playoff e spero che questa sia una buona stagione. Settimana scorsa ho parlato con Drake Diener e anche Roger Powell e anche Leroy Hurd, miei amici, e tutti loro parlano come Teramo è una buona città, non solo per la basket, ma anche per la vita. La tifosi, il pubblico è bravissimo e sono molto contento per stare qui. Se ci sono domande, passo con il microfono, se qualcuno. Ciao Casey, tu hai giocato tanti anni in Italia, quindi hai tanta esperienza. Che campionato pensi che potrai fare qui a Teramo il prossimo anno? Cosa ti aspetti? E perché hai accettato di venire proprio a Teramo?
personalmente sono pronti per una buona stagione. Lo sento bene. Quest'estate io sono 35 anni, ma lo sento molto bene. Il campionato pensa possa essere quello di quest'anno qui in Italia, rispetto alla tua esperienza? You expect for our team? We're still putting together a team, but I think that Teramo has a great opportunity. We have a good to make good choices. I'm excited to play with Drake Diener. Dobbiamo ancora assemblare la squadra, però comunque abbiamo la possibilità di far bene. Sono molto eccitato anche dall'idea di giocare con Drake Diener. So Da giocatore che ormai è divenuto italiano, però comunque straniero, come giudichi il livello del campionato italiano anche negli anni scorsi? Per me è one of the best in the world, maybe after the NBA, Spagna. Uno dei migliori del mondo, uno dei migliori campionati del mondo dopo l'NBA e la Spagna. Spagna, Italia. Come? Lui è un giocatore di grande grinta e quindi lui la porta sicuro. Per concludere, io penso, se non ci sono altre domande, che sarà importante, ed è importante nella scelta che abbiamo fatto, anche appunto la sua, tra virgolette, cattiveria agonistica, che lo ha fatto diventare un giocatore apprezzato in Italia da club importanti e che lo fa essere un giocatore di assoluto riferimento per la squadra che lui per la quale gioca. Mi sembra che sia anche bello questo aver indossato, no, subito la maglia, quindi con il valore più importante, che per noi è quello dei colori della maglia, e lui incarna perfettamente questo tipo di valori. Quindi stiamo iniziando a costruire la squadra, abbiamo messo questo importante tassello, adesso piano piano cercheremo di costruire il resto, avendo insomma idee già abbastanza chiare sul da farsi. Grazie e alla prossima. Alla prossima. Sto avendo col presidente.